Il Castelfidardo batte il Pineto in rimonta e bis il successo ottenuto 3 giorni fa a Giulianova, migliorando la sua classifica. Brutto stop per gli uomini di Amaulo, che ora sono più vicini alla zona play-out che a quella play-off. Ampio turnover per entrambi gli allenatori, con i ritmi che non sono elevati sin dai primi minuti, complici gli impegni ravvicinati. Al quinto discesa lungo l'alto destro di Jambé, che conclude sul primo palo, ma colpisce l'esterno della rete. Segue una fase di sostanziale equilibrio con le squadre che se la battagliano a centrocampo. Alla mezz'ora, come un lampo, arriva il vantaggio del Pineto. Angolo calciato dalla destra, colpo di testa di Della Quercia che insacca. Decisiva la deviazione di Puca che allunga la traiettoria del pallone che va a depositarsi sul palo lungo, battendo David. Al 41esimo ancora Pineto a rendersi pericoloso, con un diagonale di Esposito che sfila vicino al palo. Prima dell'intervallo si fa vedere il Castelfidardo con Mataloni e Fermani che però in entrambe le circostanze non creano grossi grattacapi a Mejeri. Nella ripresa non accade nulla fino al 18esimo quando una botta secca di Mataloni trova la respinta a mano aperta di Mejeri. 3 minuti dopo ancora lo scatenato Mataloni crossa verso il secondo palo dove Jambé non riesce a concludere. Al 28esimo l'attaccante di colore dei padroni di casa è sfortunato colpendo un palo pieno. Al 32esimo i biancoverdi pervengono al meritato pareggio. Mataloni mette dentro un pallone dalla fascia mancina, la difesa abruzzese respinge, ma sul pallone vagante si avventa Cusimano che fa partire una conclusione che diventa imparabile per Mejeri. Lauro si gioca anche la carta Giampaolo e fiocca nell'occasione, al 33esimo ci prova Cardinali, ribattuto. Sul proseguo parte un contropiede con Occese che serve Minnozzi, il quale però non inquadra la porta. Al 36esimo il Castello mette la freccia, Monachesi conquista palla lungo l'out sinistro, rientra sul destro e disegna una parabola beffarda che supera Mejeri troppo avanzato e si insacca sul palo lungo. Il Pineto ha le corde e rischia anche di subire la terza rete, ma prima Jambé e poi Cusimano sprecano incredibilmente. Al termine è apoteosi Castelfidardo che guarda con fiducia al proseguo del torneo, mentre il Pineto deve leccarsi le ferite e svoltare immediatamente se vuole ambire a posizione di vertice. Punti secondo me meritati, perché il primo tempo era stato abbastanza equilibrato, loro hanno sfruttato una palla inattiva, ma potenzialmente la partita era da pareggio, secondo me noi avevamo fatto anche benino dal punto di vista del gioco. Nella ripresa la partita noi siamo saliti fisicamente, i cambi hanno cambiato la partita, lo sappiamo. Oggi hanno giocato giocatori che hanno giocato poco dall'inizio e sono fatti trovare presente. La vittoria della squadra, del gruppo, che è la forza di questo Castelfidardo, perché comunque ognuno è importante per vincere le partite e per fare un bel campionato. Quindi non ci sono singoli che si devono esaltare, perché siamo una squadra importante, ma da gruppo singolarmente facciamo poco. Sì. Dopo un ottimo primo tempo dove siamo passati in modo meritato in vantaggio e poi c'è stata una ripresa dove magari abbiamo pagato il calo fisico di qualche giocatore, è chiaro, sapevamo che in questo momento abbiamo l'organico un po' ridotto e qualche giocatore non in condizione e quindi questo si è manifestato nella seconda parte della gara dove abbiamo fatto fatica a ripartire e siamo difesi, poi e abbiamo subito ecco, i 2 gol del Castelfidardo che la seconda frazione sicuramente ci ha messo dentro la nostra metà campo e è stato pericoloso in più una circostanza. Situazioni in questo campionato un po' anomalo che fai fatica a trovare la continuità e si gioca 2 partite in 3 giorni, poi non giochi per 10 giorni o 15 giorni o un mese, e sono situazioni difficili che non ti aiuta ecco, anche a trovare la continuità nell'arco di questo campionato.